Arrivate qua si fa, fate chiacchiere, ok? Questa canzone è capolavoro, l'ho sempre amata, bellissima. Lasciamogli finire la strofa. 1984, Down Bomb Train, una delle più belle canzoni di Guardi del Desesso, bellissima. Che meraviglia, questa era veramente canzone pazzesca. Allora, prima di analizzare un po' di cose, vi dico subito che se ce la faccio, faccio poi anche una diretta subito dopo la conferenza stampa di Giuseppe Conte alle 8.20. Alle 8.20 Conte illustrerà il DPCM natalizio, ne parlerò, però poi lo ascolteremo con maggiore attenzione alle 8.20. Se mi gira alle 9, 9.30, rifaccio una seconda diretta per analizzare quello che ha detto Conte. Da cosa dipende il fatto se la farò oppure no? Dal Milan. Perché io ho anticipato questa diretta perché alle 19 c'è il Milan e se il Milan perde a me girano i coglioni dai 4 ai 5 giorni consecutivi, soprattutto quest'anno perché, puttana della miseria, io mi sono riaffezionato a questa squadra. Ovviamente sono sempre stato tifoso del Milan, sempre, ciecamente, come tutti i tifosi bischeri, però questa squadra c'ha sto Ibrahimovic, mannaggia la miseria, ci sono ricascato come un ventenne tonno. Io lo vedo, sto male, somatizzo, devi stare calmo Andrea, devi stare calmo. E quindi anche la partita col Celtic, che non conta nulla, cioè conta, ma insomma, sono lì che aspetto, e neanche c'è Ibra, però c'è il Milan, e quindi, vabbè, basta con sto Milan, c'è rotti i coglioni Andrea. Allora, dunque, leggiamo una recensione di questo libro e poi si analizza quello che è successo. Io lo faccio sempre vedere questo libro, perché vedere le mie dirette, non aver comprato questo libro e tutti i miei libri, si va nel penale. Quindi voi dovete uscire di casa subito e comprarlo nella libreria sotto casa, oppure adesso su IBS, su Mondadori Store Online, la Feltrinelli Online, Amazon, dove volete voi. Subito, subito, va comprato subito, subito, non ci sono discussioni. Immediatamente. È un capolavoro sto libro. E lo pensa anche tra le tante recensioni che ci sono su Amazon, Daniele R., che mi dà il massimo dei voti, grandi scansi, arrivato ieri pomeriggio, la lettura scorre come gli altri libri del grande Andrea, dagli. Il capitolo su Capezzone, non c'ho più la voce perché ho corso 15 km, è fantastico, sarà anche perché ho un debole per lui, lo trovo unico. Non vedo l'ora di arrivare a Trump e gli altri fenomeni. Acquistatelo il prima possibile, avrete un'idea su alcuni personaggi delle destre attuali. Ti voglio bene, Daniele, voglio bene ai 350 che hanno recensito questo libro. Allora, cosa è successo oggi? Intanto, ecco, vi dico questo, ragazzi, e adesso entro nei ranghi, perché io sono molto contento di parlare del mio libro e veramente chi non lo compra va nel penale, perché è indecente non acquistare i miei libri. È proprio una cosa scempia, oltraggiosa, proprio brutta, brutta, ma anche moralmente brutta. Però vi confesso che oggi ero anche contento per una serie di motivi lavorativi e non solo, belle notizie. Questa pagina ha raggiunto un risultato straordinario, ma la festa la faccio domani e la ufficializzo domani, questo raggiungimento clamoroso che ha raggiunto questa pagina, perché non mi è passata un po' la voglia di entusiasmo, perché o tu hai la testa sulle spalle o hai ancora il cuore che pulsa e batte, si emoziona, e allora succede quello che è successo a me, immagino a tutti voi, oppure sei un automa, sei uno che pensa soltanto a se stesso, sei uno che pensa soltanto al calcolo politico, al proprio tornaconto, e allora te ne freghi. A cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che i morti nelle ultime 24 ore sono 993. Immaginate, cioè visualizzate, non 993 così, numerini, 993, ok, no, 993 vite che nelle ultime 24 ore se ne sono andate. Se ne sono andate in solitudine, se ne sono andate intubate, se ne sono andate senza poter salutare i loro cari,
se ne sono andate spesso dopo giorni e settimane di dolore, di sofferenza, di agonia, hanno lasciato nello sgomento almeno 993 famiglie e tutti gli amici e tutte le persone che le hanno conosciute, queste 993 persone. E in tutto questo contesto io vi domando due cose. La prima, era già successo che ci fossero stati 993 morti da quando è cominciata questa pandemia? Ve la do io la risposta. No. Neanche nella prima ondata, neanche durante la prima ondata, neanche durante il lockdown, quello di marzo, aprile, maggio, c'era stata una cifra così spaventosa. È una cifra spaventosa che va di pari passo con la diminuzione della crescita pandemica, i numeri stanno tornando, tutti gli altri, non dico nella norma, ma sono più accettabili. Vi ho già detto, lo sapete già, che i decessi sono l'ultima cifra che scende perché gli effetti benefici sulla cifra dei decessi arrivano dopo 4 settimane, mentre invece le altre migliorie le vedi già dopo 12-14 giorni. Però non c'è mai stata una cifra simile. 993 morti di Covid nelle ultime 24 ore. E quindi tutti, se voi incontrate dei minimizzatori, dei riduzionisti, dei addirittura negazionisti, ditegli a nome mio, vi dovreste vergognare di essere nati. Poi però c'è anche un'altra motivazione, anzi un'altra domanda che io vi faccio. La prima era, è mai successo in questi mesi? No. È la cifra più spaventosa, numericamente più rilevante che ci sia stata di decessi da quando è cominciata questa pandemia. La seconda domanda che io vi faccio è quella del titolo di Scanzi Live di oggi. Secondo voi, quelli che parlano di riaprire tutto o di riaprire parecchio, con cifre così, cosa sono? Come le chiami persone così? E se queste persone sono politici, sono governatori, sono deputati, sono senatori, sono personaggi televisivi, giornalisti o presunti tali, opinionisti o presunti tali, che vanno in televisione o scrivono sui social o scrivono sui giornali o vanno in Parlamento, in consiglio regionale, dicono che bisogna riaprire tutto. Chi sono queste persone? Come le definireste voi queste persone? Io non lo voglio dire come le definirei, ma lo potete intuire. Io trovo aberrante che ci siano persone che fanno polemiche anche in queste ore di fronte a numeri del genere. La decisione del governo, che stasera verrà ufficializzata, di pugno duro, anche durante le feste natalizie, è una decisione durissima per tutti noi. Lo è a prescindere. Lo è perché il Natale è ovviamente un periodo di festa. Dovrebbe essere una festa laica, quindi dovrebbe essere una festa in cui ci si raccoglie intimamente, non dovrebbe essere una scusa per mangiare 4 kg di tortellini, 7 panettoni per uno e 38 ricciarelli. Però, diciamo, ognuno la festeggia come vuole. Soprattutto dovrebbe essere, ed è, un modo per stare insieme alla propria famiglia, che magari non vedi da mesi, soprattutto se uno sta a Milano e la famiglia è rimasta in Puglia, in Calabria o in Sicilia, dove volete voi. Quindi è ovvio che questa decisione, che è stata presa da Speranza e dal governo ed è stata accettata in maniera riottosa, soprattutto da Italia Viva e da parte dei senatori del Partito Democratico, che addirittura hanno fatto proprio un appello, una sorta di petizione, una sorta di documento firmato da alcuni senatori del PD che dicono non ci piace questo DPCM, non ci piacciono queste chiusure, è ovvio che non piacciono a nessuno queste chiusure. È ovvio che questa decisione è profondamente impopolare, è profondamente faticosa da tollerare, è profondamente scomoda da digerire. Io vi confesso che sono d'accordo, scusate, ma devo avere un trave in un occhio. Io vi confesso che sono di quelli più danneggiati dalle decisioni che sta prendendo il governo, perché se è confermato come sembra, non solo che non ci possono essere spostamenti tra regioni anche gialle, cioè tutte, perché il 20 dicembre saranno tutte gialle le regioni, tranne l'Abruzzo che potrebbe rimanere arancione, ma non solo questo, ma sembra che il 25, il 26 e il 1 gennaio non ci si potrà neanche spostare di comune in comune. Se questo è confermato, io, voi direte sti cazzi, ma state guardando la mia diretta, quindi vi parlo del mio caso. Io sono uno che rischia di non vedere la mia compagna per Natale, per Santo Stefano. È Santo Stefano 26, sì, Santo Stefano. Non ci ho mai capito niente delle feste con i nomi dei santi, non ci ho mai capito nulla. Ma è un limite mio e non è un vanto, non ci capisco proprio nulla, non c'ho memoria per queste cose. E dico, potrei non vederle perché la mia compagna non abita sempre da me.
e sta in provincia di Siena. Quindi non ci potremo vedere, anzi non ci vedremo probabilmente, perché la vigilia io la passo con i miei e lei la passa con i suoi. Ma io per questo antepongo il mio interesse personale al tornaconto della, non della mia famiglia, della famiglia paese? No. Dico, la prendo in quel posto, starò senza la mia compagna, non vedrò la mia compagna, la vedrò a 27 e pazienza. Devo fare la guerra al governo fingendo di non vedere i numeri perché mi girano le palle che sto da solo il 25 e 26 e starò da solo. Sai quante volte è successo nella mia vita di fare le feste da solo? Ci sono questi momenti qua. Pazienza. Gira i coglioni? Sì. C'è un'alternativa? No. Ed è questo il punto che mi fa incavolare. E il punto è, ma i senatori, i deputati di Italia Viva o del PD o dei 5 Stelle e tutta l'opposizione che mugugnano, che alternative danno? Ok, sono riusciti quelli di Italia Viva a tenere aperti i ristoranti laddove la regione è gialla, anche durante Natale, chiaramente aperti bar e ristoranti fino alle 18. Ci posso stare. Se si rispetta i tavoli da 4 massimo, ci sto. Ok, alle 18 si torna tutti a casa. Ok, va bene. Ma riaprire tutto e permettere in maniera indiscriminata il passaggio di comune in comune, in regione, è giusto da un punto di vista morale umano. Io le capisco le tante persone che dicono non vedo mia madre da 7 mesi per colpa di questa cosa, non ci posso andare in Puglia, in Calabria, in Sicilia. Lo capisco, ragazzi. Ma l'alternativa è fuggi, è liberi tutti, perché l'abbiamo visto anche in questi giorni, lo stiamo vedendo, non appena una regione torna gialla, tutti fanno il cazzo che vogliono. E magari lo farei anch'io, se stessi in una regione gialla e non rossa, come adesso è la Toscana e lo sarà fino a domenica, poi diventerà arancione e fra 2 settimane e mezzo tornerà gialla se tutto andrà bene. Queste decisioni forti, spigolose, sgradevoli, sono l'unica maniera per tenere basso il contagio, perché se scatta la terza ondata ed esplode a gennaio in contemporanea e in coincidenza con la distribuzione dei vaccini, siamo fritti. Come si fa con 993 morti a parlare di stazioni sciistiche riaperte, a fare le polemiche? Il governo non me l'ha detto, non sono d'accordo anche se faccio parte del governo, come fanno alcuni senatori del PD, come fa sempre Italia Viva? Come si fa ad anteporre il tornaconto politico personale al bene supremo del paese, della salute anzitutto del paese? Meno male che c'è Mattarella, meno male che c'è un governo con Conte e con Speranza, con tutte le immense cazzate che hanno fatto Conte e Speranza, soprattutto a settembre e ottobre. Ma meno male che ci sono loro. L'avete avuto in famiglia qualche parente o qualche amico o qualche familiare stretto che ha avuto il Covid e magari si è salvato? Io li ho avuti. Una ragazza, la mia commercialista, l'ho vista oggi all'1:30. È stata 2 settimane in casa, per 4 o 5 giorni lei non ha capito un cazzo di quello che le succedeva. Perché lei stava letteralmente camminando, usciva di casa, a 40 anni, poco più, 45, non lo so, giovanile, atletica, forte, in gran forma, nessun problema, qui non è né anziana, né ha un quadro, no. Stava camminando improvvisamente, poco prima di raggiungere la macchina, pum, febbre 39. Ma nel giro di 5 secondi, pum, a fatica è arrivata alla macchina. Per 5 giorni non è riuscita neanche ad alzarsi dal letto. Cioè, questa è una malattia che se ti colpisce male, ti colpisce così. Le terapie subintensive e intensive cominciano a respirare, ma se noi molliamo gli ormeggi, a metà gennaio, inizio gennaio, siamo da capo. Non ce la possiamo permettere questa parentesi di 2 settimane per rilanciare l'economia. Non si può. Non ci si può andare a Cortina a sciare, non si può. Non si può fare il cenone di Capodanno, neanche in casa, anzi, se lo fate in casa è anche peggio. Perché lì c'è un liberi tutti, fate tutto quello che volete. Poi, per carità, se lo volete fare, fatelo. Però se poi il 7 gennaio mi prendo il Covid per colpa di quella vostra festa del cazzo, allora mi girano i coglioni. Questa è una fase storica in cui se tu dici quello che pensi e esponi razionalmente il tuo punto di vista, tu passi immediatamente per impopolare, antipatico, Cassandra, iellatore,
portatore di brutte notizie, le critiche che vengono fatte a Gallia, a Crisanti. Ragazzi, questa è la realtà. Finché non arriva il vaccino, tocca fare così. Voi volete barattare tutti i sacrifici che stiamo facendo per 2 settimane di liberi tutti? Io no. Anche se soffrirò come voi, nello stare da solo, nel non poter uscire, nel non vedere la mia compagna per Natale, si fanno i sacrifici. Quando si è in guerra, e questa in un certo senso è una guerra, anche se poi le guerre mondiali sono un'altra cosa, anche lì piano con l'esagerazione, ma in qualche modo c'ha delle connotazioni di questo tipo, bisogna fare dei sacrifici. Allora, o li si fa tutti insieme, oppure si fa la lotta per il personalismo, per l'individualismo, e arrivederci. E chi si è visto, si è visto. Si salvi chi può, e arrivederci. Io non la penso così. E allora io voglio arrivare a fine gennaio con serietà, con sacrificio, e a fine gennaio, perché dico fine gennaio? Perché a fine gennaio arriva il vaccino, arrivano le prime distribuzioni. Poi, per carità, si parla addirittura di 10 milioni di persone che possono essere coperte. Se non sbaglio, la cifra è proprio questa. 6 milioni, scusate, 6 milioni di anziani. 10 milioni di dosi in 2 mesi a 6 milioni di anziani. Io lo spero. Lo spero che in 2 mesi, tra fine gennaio e fine marzo, ce la faccia questo governo a gestione centralizzata, arcuri, a dare tutti questi vaccini. Lo spero. I vaccini sono 6, bisogna saperli distribuire. Bene. Se noi riusciamo a fine gennaio, fine marzo, in 2 mesi, a coprire tutto il corpo medico, a coprire le RSA e a coprire gli over 80 e magari anche gli over 75, allora sai. Arrivi a fine marzo, hai salvato anzitutto quella fetta di popolazione più critica, più a rischio, e dopo vivi meglio, eh. Poi comincia ad arrivare un po' più caldo, da aprile. Quelli che non hanno fatto il vaccino perché ancora non c'è per tutti, teoricamente rischia molto di meno, beh, comincia a vivere meglio. Si comincia a formare l'immunità di gregge e, toccando ferro, a settembre, ha detto Arcuri, tutta la popolazione, senza la vaccinazione obbligatoria, ma io spero che almeno l'80% lo faccia a star bassi, a settembre tutti saranno coperti dal vaccino. La strada è quella. Se poi qualcuno in politica, nel governo e all'opposizione, vuole anteporre il tornaconto personale politico al bene del paese, allora, per parafrasare la Meloni, che ieri ha straparlato alla Camera, quelle persone ne risponderanno di fronte alla storia. E tra quelle persone che risponderanno di fronte alla storia, ci sono anche quei politici, come Giorgia Meloni, che hanno urlato, anche questa cosa io non ne posso più, Meloni. Basta con questi urli, sai, queste urla. E ogni volta sembra di stare al mercato del pesce. Siamo alla Camera. Un po' di dignità. Si parla bene, con dizione giusta, con eloquio ponderato, si parla con raziocinio, si dicono cose dure, però in lingua italiana. E possibilmente utilizzando un tono congruo da Camera dei Deputati e non da Camera del Pesce Persico, possibilmente, non da Camera da mercato rionale. Ma ne risponderà della storia anche quel tipo di politica, compreso la politica espressa dalla signora Giorgia Meloni, che in tempo di pandemia ha avuto il coraggio di definire questo governo, facendo un parallelismo strano tra quelli che non possono andare a trovare i genitori e i migranti che arrivano da Lampedusa che possono andare in giro liberamente, non si è capito che volesse dire, ma ha definito per questo sillogismo strano, per questo parallelismo strano, ha definito il governo, se non ricordo male, un governo di cinici, di pazzi, di irresponsabili che dovrà rispondere di fronte alla storia. Di fronte alla storia dovrà rispondere il governo, io, voi, ma anche quel tipo di opposizione sfascista. E la S ce la metto davanti perché oggi mi sento buono, che non sta facendo per niente squadra in un momento drammatico del paese. E tra quelli che non stanno facendo squadra, io ci metto anche, e non chiedetemi minimamente di perdere tempo alle 18:40 del 3 dicembre con 993 morti di Covid nelle ultime 24 ore. Non chiedetemi di perdere tempo con loro, ma io ci metto tra quelli che devono rispondere di fronte alla storia, tutti quelli che stanno giocando alle manfrine politiche, ai distinguo, il rimpasto d'Italia Viva, quelli che stanno al governo ma fingono di stare all'opposizione, con grandissimi risultati, si vede dai sondaggi di Renzi e di Italia Viva, ma ci metto anche questi geni immensi, i talebani,
I puri e duri oltranzisti dei 5 Stelle, non tutti i 5 Stelle, ma gli oltranzisti, quelli che, no, noi mercoledì prossimo, giovedì, non ricordo, mercoledì, sì, mercoledì prossimo, noi non votiamo il MES. Intanto non si vota il MES mercoledì prossimo, un po' di competenza e di conoscenza. Ce la fate ad averla o si deve parlare di tutto a caso in questo paese? Non si vota il MES mercoledì prossimo, non si vota il MES nel senso mercoledì il governo deciderà se prendere o no il MES, no. Si vota la risoluzione relativa alla modifica europea del MES. Dopodiché, dopo questo voto, il governo deciderà o meno se votare e se utilizzare il MES modificato. E il MES modificato non lo vuole né Conte né Gualtieri. Quindi di cosa state parlando, talebani ortodossi oltranzisti dei 5 Stelle? E i 30-40 deputati e i 15-20 senatori, se continua così noi non votiamo, però non mettiamo in discussione il governo. A fenomeni! Se voi non votate il 9 dicembre, soprattutto al Senato, il governo salta. E a quel punto voi in Parlamento col cavolo che ci tornate. E quindi sono tutte manfrine patetiche tattiche che non farete mai, che non porterete mai in fondo, perché non ci avete niente in mano. Sono come quelli che giocano a poker e hanno la doppia coppia, se anche quell'altro c'ha il poker. Hai voglia che tu blefi, ma cosa vuoi bleffare? Ma chi sono sti firmatari poi? Barbara Lezzi, io ancora devo parlare di Barbara Lezzi. Una che ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare dal giugno del 2018 a oggi. Una delle peggiori ministre dell'universo l'anno scorso, ministra del Sud, tutto quello che voleva fare non lo ha fatto, magari non per colpa sua, ma tutto quello che aveva detto che doveva fare il 5 Stelle non lo ha fatto, dal TAP al TAV, due cose che le stanno abbastanza a cuore, una che voleva dare, non deliberatamente, ma che aveva una tattica tale per cui Fitto avrebbe vinto in Puglia, ancora parla questa qui. Ma chi è Barbara Lezzi? Poi leggevo dei nomi. Alvise Maniero, chi è Alvise Maniero? Quello che chi era? Un sindaco del Veneto? Chi è? Chi è? Rafael Raduzzi, ma chi cazzo è sta gente? Pino Cabras, ma io devo commentare Pino Cabras. Pino Cabras, chi è Pino Cabras? C'è un parlamentare che si chiama Pino Cabras in questo paese. Chi è Pino Cabras? Pino Cabras. Pino Cabras devo commentare. Perché a Pino Cabras non piace la risoluzione della modifica del MES e quindi forse non lo voterà. Ma che cazzo me ne frega me? 993 morti e io devo parlare di queste cose e in televisione ti fanno anche le domande su queste cose. Siamo dentro una pandemia. Oh, ma l'avete capito oppure no che la gente muore? Che la gente soffre nelle terapie subintensive. Ma cosa me ne frega me dei vezzi di Renzi? O di Rafael Raduzzi, che non so neanche chi sia e neanche se esiste. Pino Cabras! Esiste Pino Cabras, Zara. Chi cazzo è Pino Cabras? E noi parliamo di Pino Cabras? E non ti piace il MES, se prendi qualcos'altro, non me ne frega niente! È sconfortante, ragazzi, è sconfortante. C'hai un'opposizione, tranne alcuni casi, tremenda e il governo sta lì, le guerre, voglio un ministro in più, un sottosegretariato, un viceministro in più, ma pensa a fare squadra, che sono i mesi più importanti del mondo questi qua, per te e per il paese, che se ne è uscita la grande ne usciamo ancora più forti, più straordinari, il rimpasto. Ma fallo quando fai la polenta al rimpasto, bischero. Bischero generico, un bischero generico a tutti quelli che pensano ai sofismi politici. Il rimpasto, i talebani, gli ortodossi, messi il governo trema. Ovviamente Repubblica poi contenta, lei il governo trema, trema perché Pino Cabras forse non darà l'appoggio. Pino Cabras. Non c'è segreto. Non ci si crede veramente. Non ci si crede. Io non ce la faccio veramente più. Non ce la faccio veramente più. Non ce la faccio più. Siamo dentro una pandemia e si perde tempo a discutere di queste facezie politiche. Ma una roba allucinante.
quell'altro Salvini, poi quell'altro Salvini che parla della Raggi, povera scema. Ma come ti permetti? Oh, ma chi sei, Salvini? Povera scema. Ma che pensi di essere al bar? Pensi di essere a Calonzio Corte, si fa una gara di Rutti, poi tra una gara di Rutti e Raggi. Oh, povera scema, Raggi. Oh, basso, Ora basso. Intanto, amico mio Salvini, dopo la briscola dialettica che hai preso con Augias, stai schiscio, come si dice ad Arezzo. Fly down, vola parecchio basso. Perché negli ultimi mesi, in televisione non solo, hai preso certe briscole da Conte, da me, da Giannini, dalla De Gregorio, dalla Gruber, da Augias, da tutti praticamente. Vola basso. Il mondo non è Giletti, non è Porro, il mondo è Augias. Cioè l'intelligenza è incarnata da persone come Augias. E tu di fronte a quell'intelligenza lì, somma, per carità, nel caso di Corrado magari fossero tutti intelligenti e colti come lui, ma insomma, e godo tantissimo perché ve l'ho già detto, ma io diciamo ho vissuto in diretta questo incontro perché diciamo nei giorni precedenti io e Corrado ci eravamo parlati. Mi limito a dire questo. Quindi questa cosa ditegliela a Salvini, così Salvini si incazzerà ancora di più perché saprà che io e Corrado ci siamo parlati nei giorni precedenti al loro scontro. Ma già hai fatto questa figura con Augias, quindi se ti vuoi un po' di bene, basso, ora basso. Vai poco in televisione, non ti fai vedere. Ma poi come ti permetti a dire povera scema? Peraltro su una cosa su cui aveva ragione la Raggi. Cos'è questo lessico, questo eloquio? Ce n'è anche la Meloni a proposito. L'ho detto anche, a proposito, l'ho detto ieri ad Accordi e Disaccordi, grandi ascolti, grazie. Siete stati tantissimi anche in prima serata e non era scontato. Ma anche qui, a proposito di... Io non lo... Ecco, stavo cercando adesso... C'era un... Eccolo qua. Adesso lo trovo. Ecco. A proposito di Toni, anche la Meloni, ieri o ieri l'altro, ha rilanciato un tweet di Fratelli d'Italia, quindi del suo partito, che dice testuale, la Meloni dal suo profilo, tweet ritweetato, manda al diavolo questi accattoni che abbiamo al governo. Oh, ma chi sono sti toni? Manda al diavolo questi accattoni che stanno al governo. Ma chi sei, Meloni? Per definire accattoni quelli che stanno al governo. E chi è Salvini per definire la Raggi povera scema? E perché quando viene insultata la Raggi non frega niente a nessuno, mentre se le stesse parole, o un ventesimo di quelle parole, cioè di quegli insulti, fossero stati rivolti alla Boschi o alla Carfagna, tutti si sarebbero stracciati le vesti, giustamente, ma fallo anche con la Raggi. La Raggi chi è? La figlia della serva, politicamente parlando? È una che si può insultare perché tanto è la Raggi? Perché tanto è una 5 Stelle? E su quali basi? Povera scema, così, butta là. Prega niente a nessuno. Altra cosa, ve le butto là così tanto, quanto c'è ancora? Fra 10 minuti comincia il calvario del Milan col Celtic. Quindi stiamo tutti calmi, tristi e facciamo squadra, anche sul Milan. Altra cosa. Ho letto che oggi è stata massacrata Bebe Vio perché è stata multata, perché avrebbe, no, avrebbe, sembra abbia partecipato a una festa dopo le 18, non c'era la mascherina, o comunque c'era la chiusura del locale, invece non l'hanno chiuso, pagherà la multa. Un conto è fare un piccolo errore come ha fatto Bebe Vio, un conto è rivolgergli e riversargli la quantità di riversarle la quantità di insulti che sto leggendo contro di lei. Vergognoso. Vada sempre, mi abbraccia Bebe Vio, ha fatto una sciocchezza, pagherà la multa e pazienza. Non è che adesso uno smette di stimare Bebe Vio perché ha fatto una cazzata. Si fa tutti le cazzate, lo fate anch'io, le fate voi, quindi calma, calma con questa cosa. Ha sbagliato, vile reietta, calmi, calmi. Però a proposito di non rispettare le regole, lo ha scritto mio padre nella sua pagina di Orso Grigio Facebook. Avete visto il video? Perché anche queste mi fanno incazzare, adesso ci faccio un post. Avete visto il video di lunedì sera su Report di Matteo Renzi? Ora, Matteo Renzi ha risposto in maniera arrogante, supponente alle domande del giornalista in termini legali, se la sbrigheranno loro, non voglio minimamente toccare questo argomento, avrà ragione Renzi, avrà ragione Report, ho le mie idee, ce l'ha fatto quotidiano, ma non voglio parlare di questo. Durante quell'intervista c'era il giornalista che aveva la mascherina, si prendeva tutti gli insulti, si prendeva, gli insulti no, si prendeva questo atteggiamento non proprio benevolo da parte di Renzi, e c'era il giornalista con la mascherina e Renzi che non solo non ce l'aveva, ce l'ha inizialmente, poi se la toglie. Cioè, per parlare col giornalista, se la toglie e comincia a parlargli velocemente, vicino, gli si avvicina,
sputicchia, come sputicchio io, forse anche di più, forse di meno, non lo so, perché questo non ha detto niente a nessuno? Perché un esponente del governo non dà l'esempio non mettendo la mascherina o togliendola durante un'intervista con il giornalista che non era minimamente a debita distanza? Allora, quindi noi condanniamo Beppe Vio, però condanniamo anche quelli che sbagliano, soprattutto se sono politici. Quindi è un esempio pessimo, che io ho trovato orrendo. E ultima cosa che voglio dirvi, prima di andare a vedere il Milan e prima di ricordarvi che se non comprate questo libro andate nel penale, sul penale, o nella, non lo so. Ho letto ieri sui profili di Bassetti, medico, bravissimo sicuramente, ho visto Bassetti esultare perché ha pubblicato una classifica, sicuramente autorevole, in cui lui figurava all'ultimo posto tra i medici più pessimisti e in posizione invece molto alta in termini di coerenza. E Bassetti diceva: sono orgoglioso di essere uno di quelli meno pessimisti che non si lascia prendere dal panico e sono anche contento di essere uno dei più coerenti perché ho detto sempre le stesse cose. E no, Bassetti, ma manco per niente. No, questo passaggio magari tagliatemelo e mandatelo a Bassetti, perché tu sei sicuramente un bravissimo medico. C'hai le tue idee, che secondo me spesso anteponi idee politiche, che talora, diciamo così, sembrano contare più delle tue valutazioni mediche, ma magari sbaglio io. Diciamo che sei bravo, sei bravissimo. Ci sono piccoli particolari in quella classifica che non fanno di te una persona che dovrebbe vantarsi di quella classifica. Il primo punto è: sono contento perché sono il meno pessimista tra tutti i medici che vanno in televisione, virologi, Capua, Pregliasco, Ricciardi, Crisanti, Galli. Eh no, 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 no. Non è che ti devi vantare. Se tu sei quello meno pessimista e più tranquillo, vuol dire che tu non ci hai capito praticamente niente di questa pandemia. E infatti tu eri quello che diceva non ci sarà la seconda ondata, quando c'era la seconda ondata dicevi non è la seconda ondata, è la coda della prima, e lo dicevi a ottobre. Quindi tu non è che sei stato meno pessimista, tu non ci hai capito praticamente nulla per molti mesi di questa pandemia. Ora, vantarsene addirittura, ora che siamo dentro la seconda ondata, è curioso. Cioè, non è proprio geniale come intuizione. Quindi, casomai, si devono vantare quelli che ci hanno sempre detto occhio perché si va a sbattere, tu no. E a maggior ragione è ancora più grave il fatto che tu sia stato coerente. Perché Zangrillo, e anche lui era uno dei meno pessimisti, aveva un tasso di coerenza basso. Perché? Positivamente. Perché Zangrillo, resosi conto degli errori che aveva fatto, a novembre ha chiesto scusa e ha detto: porca miseria, forse ero stato un po' troppo baldanzoso. E da persona intelligente ha chiesto scusa. Tu non solo non ci hai capito niente praticamente mai, perché me lo ricordo quello che dicevi d'estate anche sulle riaperture di certi luoghi danzerecci, ma anche dopo non è che hai chiesto scusa, sì un po', ma hai continuato a dire: no, ma io in realtà avevo ragione, e quindi sei stato coerente, ma sei stato coerente relativamente agli errori precedenti. Sarebbe come se io dicessi: il nuovo presidente della Repubblica, il presidente degli Stati Uniti, avevo detto che è Trump ed è Trump. No, io ho sbagliato la previsione perché non è Trump, anche se Trump ancora non l'ha capito. E a maggior ragione, se oggi dicessi che è Trump, sarei coerente, ma sarei coerente nell'essere un bischero, contenutisticamente parlando. Quindi anche queste cose, amici miei che andate in televisione, che avete delle responsabilità, cerchiamo di stare attenti. Io capisco che per lei o per te, Bassetti, sia difficile ammettere di sbagliare, ma quando si sbaglia, si sbaglia. E tu hai sbagliato decine, ma decine di volte, non a febbraio come me. E tu sbagliavi anche a febbraio. Infatti io ho sbagliato perché davo retta a quelli come te. Ma tu hai sbagliato fino all'altro giorno. Dai ragazzi, basta, ho parlato anche troppo. Questo libro va comprato assolutamente. Se vi va, fate poi le recensioni su Amazon perché sono quelle che leggo pure ovunque, però soprattutto compratelo, leggetelo e ognuno di voi ne deve acquistare adesso 74 copie. 73 per se stessi e una la regalate. Quindi mi raccomando, è importante, bisogna fare squadra, bisogna essere anche numericamente forti anche in queste piccole cose. Per il resto, chi è arrivato tardi, si riguardi quello che ho detto finora perché è venuta fuori una diretta bella, bella, bella densa. E adesso io vado a vedere perdere il Milan, così per le prossime 2 ore mi gireranno molto i coglioni. Poi, se mi va e se perde il Milan non mi andrà, dopo la
conferenza stampa delle 20:20 di Giuseppe Conte, se il Milan andrà bene e se avrà voglia, farò una seconda diretta stasera, attorno alle 9, quando finirà di parlare Conte, quando finirà il Milan, e faremo una sintesi delle descrizioni del DPCM natalizio di Conte. Tutto il resto l'ho già detto, mi raccomando. Vi voglio bene, ragazzi. E facciamoci forza, che ci aspettano settimane pesanti. Ciao, belli.